Tragedia nelle scorse ore a San Damiano al Colle, al culmine di una lite, un 76enne ha ucciso a colpi di pistola il figlio, 45enne. Vigevano multiservizi dopo le dimissioni nelle scorse ore del presidente Perotti, parla il sindaco Sala, entro una settimana avremo il nuovo presidente. Va via lo smog, non accenna a diminuire, nella zona traffico limitato la concentrazione di polveri sottili supera quelle delle strade esterne al centro storico. Non siamo fermi, il progetto sta andando avanti, così nei nostri studi il portavoce della comunità islamica a Pavia sul progetto del nuovo centro culturale. Cilavegna, parla il presidente del giocatore squalificato per insulti razzisti, ricostruzione fantasiosa, vi racconto cosa è accaduto. Alla vigilia di Pavia Gian Erminio parla l'ex di turno, l'attaccante Cogliati, ora in forza la squadra milanese, avventura fantastica, ho solo ricordi positivi. Buonasera, bentornati a Pavia Italia. Una tragedia familiare in Oltre Po, alla frazione Boffalora di San Damiano al Colle, al culmine di una lite, un uomo 76enne ha ferito mortalmente il figlio 45enne. Ci racconta tutto Ermanno Bidone. Una tragedia familiare ha scosso il piccolo comune di San Damiano al Colle in Oltre Po nelle scorse ore. Un agricoltore di 76 anni, Giuliano Brega, ha ucciso a colpi di pistola il figlio al culmine di un'accesa discussione. La vittima è Stefano Brega, di 45 anni, gestore con il padre e i due fratelli minori dell'azienda vinicola di famiglia nella frazione Boffalora. È qui che giovedì sera, attorno alle 21, si è consumato il dramma. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Stradella, giovedì sera i genitori avevano da poco finito di cenare quando nell'abitazione adiacente alla cantina è rientrato Stefano ed è iniziata l'ennesima discussione con il padre. I rapporti tra i due erano sempre stati difficili, ma negli ultimi tempi sembra che la situazione fosse peggiorata. Dopo alcuni minuti il figlio è uscito di casa, diretto nel capannone dell'azienda. Il padre lo avrebbe seguito, portando con sé una pistola regolarmente denunciata, e nell'ufficio della cantina i due avrebbero ricominciato a discutere finché il padre ha esploso due colpi che hanno centrato Stefano all'addome e alla testa, uccidendolo all'istante. A quel punto l'anziano agricoltore sarebbe rientrato in casa dicendo alla moglie quello che aveva fatto. È stata lei a fare il 112 e a San Damiano, assieme ai carabinieri, sono arrivate un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Stradella, ma ormai per il 45enne non c'era più nulla da fare. Grandi lavoratori, bell'azienda, tutto lì. Il paese è molto scosso. Assolutamente sì, veramente una grande tragedia per la comunità. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale di Pavia, dove verrà eseguita l'autopsia su disposizione della Procura della Repubblica. L'anziano è stato portato invece nella caserma dei carabinieri di Stradella, dove è stato interrogato fino all'alba di venerdì. Ora si trova in carcere a Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per lui l'accusa è di omicidio volontario, con l'aggravante che la vittima era un suo diretto discendente. E ovviamente la notizia ha fatto il giro delle agenzie nazionali, se ne sta parlando in queste ore, esasperato dalle liti continue con il figlio, il 76enne lo ha ucciso appunto con due colpi di pistola. La tragedia si è consumata in questa frazione Boffalora del comune di San Damiano al Colle, la famiglia molto conosciuta in paese. La notizia ha provocato una profonda commozione. Siamo lungo il crinale collinare, no? Per la produzione di vino Bonarda. Ha estratto il 76enne la pistola al culmine dell'ennesimo diverbio con il figlio, una pistola che deteneva regolarmente, denunciata, e ha sparato colpendolo mortalmente. Subito dopo l'uomo sarebbe rientrato in casa e avrebbe detto alla moglie: ho ammazzato Stefano. Sarebbe stata poi la donna a chiedere l'intervento dei carabinieri di Montù Beccaria. Il 76enne si sarebbe consegnato
sparato spontaneamente e avrebbe poi trascorso la notte in caserma in stato di arresto. Una notizia questa della tragedia familiare di San Damiano al Colle, come detto, che sta comprensibilmente facendo il giro della cronaca delle agenzie nazionali. Cambiamo decisamente argomento, ci sono dati allarmanti sullo smog a Pavia, sono stati presentati nell'ambito dell'iniziativa Treno Verde proprio nelle scorse ore da Legambiente Lombardia. Sentiamo di cosa si tratta. Quello che vediamo invece con i monitoraggi del Treno Verde è che nell'area ad esempio ZTL abbiamo registrato un valore più alto rispetto a percorsi che in teoria dovrebbero essere più trafficati rispetto a un'area dove gli accessi sono o dovrebbero essere più ristretti. Questo da un lato sicuramente per la conformazione della strada interessata dalla limitazione al traffico che presenta che è stretta e presenta fiancheggiati alti, e questo ovviamente non fa disperdere velocemente le polveri, però quello appunto che chiediamo è che vengano intrapresi interventi coraggiosi, alcuni dei quali già sono stati portati avanti dall'amministrazione comunale, quindi restringere ancora di più il passaggio nella ZTL e continuare gli interventi sulle pedonalizzazioni. Che cosa bisognerebbe fare? Ma innanzitutto i fronti sono due. Uno è il trasporto pubblico, che andrebbe sicuramente incentivato e sicuramente incentivato dove è meno è presente, mettere al bando purtroppo i diesel nelle città, perché l'inquinamento da diesel, oltre che non si sa più qual è il dato reale di inquinamento di emissioni delle varie auto, ne è una dimostrazione ciò che è successo col Dieselgate di questi ultimi mesi, e quindi non si sa più qual è il dato reale, non si ha la percezione di quale sia il dato reale, ma è una delle fonti principali di inquinamento. E l'altro aspetto è quello del riscaldamento, bisogna efficientare gli edifici, evitare di riscaldare i cortili come continuiamo a dire, ma soprattutto cercare di non usare i caminetti aperti e le stufe a legna, perché sono una delle prime fonti di emissioni ormai in periodi come questo di bassa pressione, e quindi di smog che stagna e che ristagna, appunto polveri sottili che ristagnano nelle nostre città. Un'aggressione nella notte a Mezzanino, nella frazione Tornello. Un uomo sarebbe stato aggredito nei pressi di un locale sulla statale 617 Brunese. Sul posto i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Stradella avrebbero trovato un 47enne leggermente ferito. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Stradella per le medicazioni del caso. L'ipotesi di arrivo di nuovi profughi nel nostro territorio, sentite quello che dichiara ai nostri microfoni il sindaco leghista di San Genesio. Rifugiati? No grazie. Dopo il bando ufficiale diramato dalla prefettura di Pavia sulle nuove regole di accoglienza per i migranti, ne sono previsti altri 500 per l'anno in corso sul nostro territorio, si alzano le prime levate di scudi contro gli stranieri, e tra i comuni più battaglieri c'è San Genesio, da sempre roccaforte della Lega Nord, il cui sindaco ha già annunciato di non avere intenzione di offrire spazi per eventuali nuovi arrivati. Prima gli italiani, poi tutti gli altri, questo è il concetto del primo cittadino. Il comune di San Genesio sicuramente come sindaco sono pronto a oppormi a questi arrivi, perché come ho già fatto qualche annetto fa, un anno e mezzo fa, dove ci siamo opposti, andrò avanti a oppormi, perché prima reputo come ufficiale di governo essere a disposizione dei miei cittadini, poi arrivano eventuali sussidi a persone che richiedono asilo politico. Ad oggi il mio territorio ha bisogno di aiuti, perciò fin quando non vengono espressi e risolti tutti gli aiuti del mio paese non posso accogliere altre persone. Nella nostra provincia sono 22 i comuni che attualmente accolgono i profughi, la maggior parte di loro si trova a Stradella, dove ci sono 126 migranti, con un rapporto di circa 10 presenze su 1000 abitanti, poi segue San Martino con 106 e a ruota Pavia, Mortara, Valle Lomellina, Voghera, Vigevano e tutti gli altri paesi dove sono presenti i centri di accoglienza. Vi abbiamo raccontato nel nostro telegiornale la vicenda del calciatore dell'Olympic Cilavegna squalificato per insulti razzisti. Parla ai nostri microfoni il presidente della società, proprio della società in cui milita questo calciatore squalificato. Sentite cosa ci dice. La partita era intorno al 15° del secondo tempo, noi stavamo vincendo per 3-1. Una partita corretta. A quel punto c'è stato un parapiglia all'interno della nostra area di rigore,
fra il numero 7 della Lagna e un nostro giocatore a gioco fermo. Un altro giocatore della Lagna, che si trovava a centrocampo, ha preso le difese del proprio compagno di squadra e si è rivolto verso la nostra panchina. L'arbitro, probabilmente per qualche motivo che noi non sappiamo, avrà proferito delle parole, lo ha espulso. L'arbitro ha espulso questo giocatore, il numero 3, che non era l'autore del fallo e che, tra virgolette, visto che poi l'argomento sarà frasi razziste nei confronti di un nostro giocatore, il numero 7 non è straniero, è italiano, e a essere stato insultato è stato il giocatore numero 7 italiano per il fallo commesso a gioco fermo contro un nostro giocatore. L'arbitro espelle il giocatore numero 3 della Lagna, che poi noi scopriamo essere un giocatore extracomunitario. Non sapevate nemmeno che fosse extracomunitario? Assolutamente nessuno di noi sapeva. Il giocatore viene espulso e a quel punto, probabilmente nervoso, perde la testa, mette le mani addosso all'arbitro per due volte. L'arbitro, sentendosi probabilmente in pericolo, non lo so cosa ha valutato, ma questo è un suo giudizio che nessuno di noi può sindacare, sospende la partita. Vedo che l'arbitro chiama il nostro tecnico per chiedere chi dalla panchina avesse proferito gli insulti, ok? Perché lui non lo sapeva. Il nostro giocatore, un giocatore della nostra panchina, si è autoaccusato dicendo: io ho insultato il giocatore numero 7. Noi non sapevamo la nazionalità dei giocatori in campo, per prima cosa, e secondo, la ricostruzione totale fatta sia a livello di comunicato sia a livello poi di organi di stampa, dove parlano di ripetute offese nel corso della partita, sono totalmente infondate. Quindi io ci tengo a dire innanzitutto che noi non c'entriamo nulla con razzismo e la nostra storia parla senza problemi. Io non mi sento in alcun modo tirato in ballo da nessuna accusa di razzismo, così come non si sente tirato in ballo il ragazzo che ha già ricevuto la solidarietà di tutti i suoi compagni di squadra, di tutti gli amici e di tutti i cittadini di Cilavignese, perché tutti lo conoscono. Ovviamente spazio aperto a eventuali repliche su questa vicenda per chi appunto vorrà farlo. E guardate queste immagini che ci portano nel Pavese, cambiamo argomento, cambiamo zona. Che cosa è accaduto? Nelle scorse ore siamo nel territorio di Vidigulfo, lungo la strada provinciale 2, un incidente stradale, uno scontro tra un'auto e un furgone, coinvolte due persone, un uomo di 38 anni e un uomo di 43 anni. Enti allertati carabinieri di Pavia e polizia. Sul posto, in codice di media gravità, sono sopraggiunte un'auto medica da Pavia, un'ambulanza da Pavia e un'ambulanza dall'Andriano che hanno trasportato le persone coinvolte all'ospedale di Melegnano e all'ospedale di Pavia. Non si tratterebbe fortunatamente di ferite di grave entità riportate dalle due persone coinvolte. È accaduto lungo la strada provinciale 2 a Vidigulfo. Il progetto di un nuovo centro culturale islamico. Se ne parla da tanto tempo a Pavia. Nei nostri studi sentite quello che ha dichiarato il portavoce della comunità islamica pavese, Jelil Ayet. Possiamo annunciare che ci sono delle novità oppure è tutto fermo a Pavia? Le novità vere e proprie non ci sono, ma il processo continua, ovvero noi stiamo cercando di capire lo stabile dove siamo adesso, il suo stato urbanistico, perché siccome è uno stabile che è data da prima del 67, si ha difficoltà a ritrovare le sue carte. Quindi stiamo cercando, quindi stiamo cercando le sue carte per Non si trovano le carte. È un problema di burocrazia, diciamo. Sì, ma comunque il comune, nel senso che bisogna fare per ogni 5 anni richiedere una pratica di ricerca. Stiamo già, penso che abbiamo già finito la ricerca sui primi 5 anni. Ma arrivano questi soldi dal Qatar o è una cosa? Allora, questa cosa del Qatar è stata una iniziativa personale del caro Mohamed Gamal, sì, un caro fratello, un caro amico, perché sapendo insomma che la comunità musulmana fa fatica, perché
fare anche ristrutturare un centro che abbiamo richiede 50 o 100 mila euro. Da dove arrivano questi soldi? Cioè, da un imprenditore, da un'associazione, dal governo cataviano, che ha costruito a sue spese, dall'emiro del Qatar, che ha costruito a sue spese nel Qatar la più grande cattedrale cattolica al di fuori del mondo cattolico. L'origine è chiara, l'ha costruita a sue spese. Vorrebbe fare questo scambio, diciamo. Ho costruito una chiesa là, se avete bisogno di denaro ne ho. Specifichiamo per i pavesi che ci stanno guardando, voi non è che volete costruire i minareti, assolutamente no. Cioè, no, a noi serve un luogo dove possiamo soddisfare le nostre esigenze di insegnamento ai bambini, incontri tra adulti, insegnamento ai vostri bambini. Ma anche se il suo vuole venire ad imparare l'arabo, lo porti pure, non ci sono problemi. E c'è un centro culturale, quindi dispensa questi corsi di lingua araba, qual è il problema? Siamo in chiusura. A tutti invece i fedeli musulmani che ci stanno guardando da Pavia, no? E che si domandano, tra quanto tempo avremo questo spazio? Possiamo dar loro una risposta? Mesi? Anni? Dico loro, ricordatevi che la pazienza... Non dipende sicuramente da Maroni, ma dal sindaco. La pazienza è una grande qualità che il vostro Dio vi ordina di avere. Quindi noi stiamo facendo, il processo sta andando avanti, non siamo fermi, stiamo cercando queste carte. Infortunio sul lavoro questa mattina in un'azienda a Voghera. Un operaio di 57 anni stava lavorando quando, per causa in corso d'accertamento, un dito gli è rimasto schiacciato sotto ad una pressa meccanica. L'uomo è stato portato all'ospedale di Voghera. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dell'ASL. Il futuro della acciaieria Ilva a Varzi. Se ne è parlato in una conferenza stampa alla presenza del presidente della provincia di Pavia, Daniele Bosone. Noi stiamo lavorando con tutto il territorio su un progetto condiviso, è la prima volta che lo si sta facendo. Chiaramente la fine dell'Ilva segna anche in modo definitivo, segna anche un passaggio culturale dal punto di vista economico, non più un'economia industriale, un'economia legata all'agroambiente e al turismo che si sta condividendo con l'Alto Oltrepò. Quindi quell'area, come anche nelle previsioni del Comune, diventerà un'area a servizi a supporto di questa idea di sviluppo che stiamo maturando, legata appunto ai 5 linee di sviluppo agricole, allo sviluppo e allo sfruttamento dell'ambiente a fini turistici, cioè a quella green economy e quella ipotesi di sostenibilità in cui per esempio anche il progetto della Greenway riveste un grande ruolo. Stiamo lavorando quindi per il futuro, sicuramente non immediato, ma un po' di tempo che ci stiamo lavorando, della Valle Stafford, quindi anche quell'area servirà a sostenere questa idea di sviluppo. Sicuramente la soddisfazione è tanta e l'emozione per essere arrivati a questo punto sicuramente immensa. Abbiamo lottato tanto, quindi la battaglia è durata anni, sicuramente siamo arrivati a un inizio, alla fine di un primo processo e all'inizio di una seconda, che è quello poi destinato alla bonifica dell'area. Sicuramente come Comune siamo soddisfatti di essere arrivati qua, ringraziamo ancora sia Provincia che funzionari della stessa, e sicuramente ipotesi future ce ne saranno tantissime per lo sviluppo di un'area comunque importante per la valle, per Varzi stessa e per tutta la valle sicuramente. Vigevano, azienda multiservizi, dopo le dimissioni ufficiali del presidente Perotti, parla il sindaco Andrea Sala. Entro una settimana avremo il nuovo presidente. Allora, con il sindaco Andrea Sala sono state quindi ufficializzate le dimissioni di Fiorenzo Perotti questa mattina, me lo può confermare? Che cosa succederà adesso all'azienda multiservizi? Allora, sì, stamattina appunto vi è stata questa dimissione, ovviamente concordata con diciamo un passaggio istituzionale, ovvero la messa a disposizione di una gran parte dell'immobile dell'ex Sala Leoni per fare una sorta di ampliamento del Dero Dolfi, quindi per dare più posti agli anziani. Questa iniziativa era stata fortemente caldeggiata dal presidente uscente e ci sembrava assolutamente un atto di rispetto e di cortesia comunque evidenziarla. Ecco, beh, cosa si apre adesso? Fondamentalmente sentirò i capigruppo tra sabato e domenica per avere almeno grosso modo un quadro nella giornata di lunedì, martedì al massimo, in quanto l'organo istituzionale del multiservizi deve essere comunque reso operativo.
Io penso che, voglio dire, la cosiddetta fumata bianca ci sarà settimana prossima, anche perché ci sono degli atti assolutamente importanti da deliberare. Quindi verosimilmente tra una settimana potremmo già avere un nuovo presidente? Sì, assolutamente, per forza. Ospedali, carenze d'organico, incontro molto importante nelle scorse ore tra l'azienda provinciale, azienda ospedaliera provinciale e i sindacati. Oggi si è affrontato il discorso della carenza di personale in riferimento alla legge 161, quindi ai riposi del personale. E il dato di confronto è partito dalla comunicazione fatta dall'azienda, quindi una certificazione fatta dalla direzione alla Regione Lombardia di un fabbisogno di 158 unità fra infermieri e operatori sociosanitari. L'azienda appunto ha certificato che c'è questa necessità che voi avevate già sottolineato da tempo. Certamente, noi sono mesi che insistiamo su questa situazione di carenza generalizzata. Secondo noi, non dico che sia la punta dell'iceberg, ma c'è sicuramente un sommerso che deve emergere. Cosa accadrà ora? Mancano tutte queste persone, il problema sarà come poterle reclutare nel rispetto dei vincoli di bilancio. La partita è appena iniziata, siamo d'accordo che ci rivediamo per un confronto dei dati la prossima settimana e con una comunicazione di ulteriori dati da noi richiesti il 24 di marzo. E adesso prestate attenzione a questa bella iniziativa a Pavia. Piazzetta Ciceri ci saranno questi track e le persone potranno venire ad assaggiare un po' tutti i gusti d'Italia. Sarà bellissimo perché oltre alla tipicità potrà anche vedere questi mezzi che sono tutti personalizzati, anche cose abbastanza innovative, moto che pedalando servono birra piuttosto che mini caravan, cioè sarà davvero una cosa molto bella. Con il nuovo regolamento sui mercati che abbiamo approvato alla fine dello scorso anno abbiamo proprio incentivato l'utilizzo delle altre piazze oltre a quella di Piazza Vittoria, quindi nuove manifestazioni nelle piazze a Corona del Centro, tra cui Piazza Ciceri, che ricordo essere quella di fronte all'ex Blockbuster per intenderci, e anche nelle varie piazze di periferia. Fondazione Cuore Bianco Nero è un'associazione Onlus, quindi lavora devolvendo il ricavato delle proprie manifestazioni a diversi enti, anche qua a Pavia è stato così nella prima edizione dell'anno scorso, quest'anno è la prima edizione dello street food, quindi sposa questa filosofia del mangiare per strada che ormai sta spopolando, mezzi di ogni genere e di ogni natura. È patrocinata ovviamente da Pavel Nedved, che è un ex giocatore bianconero. Se ne è parlato in un convegno a Vigevano nominato Nomen Omen, superstizioni e leggende vigevanesi. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio. Le dicerie e superstizioni nazionali le conosciamo tutte: anno bisesto, anno funesto, non passare sotto la scala, evitare il gatto nero che attraversa la strada, eccetera eccetera. Meno note sono quelle locali. Carlo Respighi della Società Storica Vigevanese ha raccontato in una conferenza organizzata dall'Università del Tempo Libero tutte quelle relative alla città ducale, a cominciare dalla più seguita: mai pestare la croce disegnata sul sagrato di Piazza Ducale. Se uno si mette davanti al Duomo e guarda la gente che passa e vede gente che va spalata e gente che salta la croce, immediatamente individui che quelli che saltano la croce sono vigevanesi. Si dice che porta male, e può darsi. Però io tutte le volte che ho pestato la croce, nei 13 anni che sono passato davanti al Duomo per andare a scuola, mi hanno interrogato. Fate voi. Una superstizione riguarda il passaggio sotto i portici sempre di Piazza Ducale. Sembra che non si debba tagliare l'angolo quando si arriva in questa zona, e cioè alla fine dei portici verso il Duomo. Quindi se devo andare in questa direzione non devo tagliare di là, devo scendere di qua e solo dopo girare, altrimenti chissà perché sembra che porti male. La mala sorte, secondo antiche dicerie, regnava anche su alcuni luoghi di culto. La piccola chiesa di Sant'Ignazio in Vicolo de Omini richiamava il passaggio a miglior vita. All'interno, infatti, era conservato un paramento sacro, la coperta di Sant'Ignazio, che veniva posta sui malati gravi per chiedere la grazia di porre fine velocemente all'agonia. Arriva tanta malte sul daia la coperta di Sant'Ignazio. Altro destino invece per il Gisio di Mort, la cappella dei morti a Tigua San Francesco. Portava corna in famiglia, secondo la maldicenza, perché lì andavano a pregare le donne che erano state abbandonate dal marito.
E Don Matteo che c'entra? C'entra perché nell'Ottocento a Vigevano sarebbe stato additato come un grande menagramo. In prete in bicicletta infatti era considerato portatore di mala sorte. La superstizione in questo caso nasceva da un'antica direttiva della diocesi di Vigevano che sconsigliava ai sacerdoti l'uso del velocipede perché considerato poco consono alla figura del religioso. Per fortuna la diceria ha fatto la fine che meritava, scomparendo nella notte dei tempi. Proprio vero che non si finisce mai di imparare. Guardate la prossima immagine che ci porta a Pavia, dove il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, ha pranzato con i poveri alla mensa dei frati di Canepanova. Ha incontrato Fra Celestino Pagano, il responsabile della mensa, i volontari che ogni giorno servono ai due turni del pranzo. Il vescovo ha benedetto i presenti, ha pranzato con loro, ascoltando le storie di ciascuno, stringendo mani e offrendo una parola di conforto a tutti. Il grande missionario, padre Giovanni Croce, è scomparso circa un anno fa, ricordato con una messa a Mortara. Sono padre Nunzio, rettore dell'Abbazia di Sant'Albino. Oggi celebriamo la messa in suffragio di padre Giovanni Croce, missionario in Terra Santa, parroco a Torino, che morì un anno fa e quindi questa è la messa anniversaria. E poi partì per la Palestina, dove fu ordinato da sacerdote e dove lavorò molto molto nella Terra Santa, compreso le cifre in una parrocchia. Padre Giovanni è un mio compagno, è stato un mio compagno. Siamo cresciuti insieme nell'oratorio di San Lorenzo, poi insieme nell'ordine francescano, poi lui è partito per la Terra Santa dove ha concluso i suoi studi e anche ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale. Ebbe anche un incarico di parrocchia a Torino, la stessa parrocchia dove feci io anche, prima di lui, un anno. Un anno fa è morto, è tra le braccia del Signore, ma noi con affetto lo vogliamo ricordare. È stato parroco in Terra Santa, è stato parroco in Egitto, ma anche l'Egitto dipende dalla Terra Santa dal punto di vista ecclesiastico. E oggi sono contento di poter celebrare in suffragio a lui questa Santa Messa. E noi ci fermiamo 2 minuti e ripartiamo subito dopo. Pavia Italia, ripartiamo con lo sport. In attesa della sfida tra Pavia e Gian Erminio, parla l'ex di turno, l'attaccante Pietro Cogliati, Cesare De Giorgi. È l'ex di turno di Pavia Gian Erminio, un folletto imprevedibile capace con le sue accelerazioni di spaccare letteralmente in due le difese avversarie. La storia di Pietro Cogliati, attaccante scuola Milan, che giocò nella primavera allora guidato da Stroppa insieme a Gringhelli, Verdi e De Vito, racconta di un giocatore arrivato in punta di piedi dalla Feralpi Salò, nella quale aveva avuto poco spazio sia per alcuni infortuni sia per scelte tecniche, dimostrando però nella stagione in maglia azzurra di essere pienamente all'altezza della Lega Pro, lasciando buoni ricordi di sé sulle rive del Ticino. Io ho solo ricordi positivi della mia stagione passata a Pavia. Mi sono trovato benissimo sia coi compagni, sia che col mister o lo staff. I tifosi sono stati fantastici, ci hanno seguito, ho potuto vedere l'evoluzione che ha avuto il tifo, che sono partiti da pochi spettatori e pian piano anche grazie alle prestazioni sono aumentati e quindi ho veramente ricordi solamente belli. Mi è piaciuta tantissimo anche la città e nel complesso posso dire che è stato un anno molto bello. Il centravanti 24enne spiega così le difficoltà della sfida contro gli azzurri. Sarà una partita dove
Il Pavia sicuramente cercherà di imporre il suo gioco e noi dovremo cercare di sfruttare un po' le loro debolezze, cercare di approfittare di qualunque loro errore per poi cercare di sfruttare l'occasione. La Gian Erminio sta attraversando un periodo difficile in questa fase della stagione, nella quale ha raccolto soltanto 3 punti nelle ultime 5 gare di campionato e attualmente è a ridosso della zona play-out, nonostante la squadra guidata da Cesare Albè, definito il Ferguson di Gorgonzola per i suoi 22 anni di militanza sulla panchina dei biancoazzurri, esprima sempre un gioco brillante. Arriviamo da un periodo non troppo positivo e dobbiamo cercare di fare più punti possibili, soprattutto in una situazione come questa, perché siamo a solo 2 punti sopra la zona play-out. Infatti a Pavia verremo col coltello fra i denti. E abbiamo messo in difficoltà il Cittadella, abbiamo perso una partita che secondo me non meritavamo di perdere. E anzi, abbiamo disputato una grandissima prestazione, se non una delle migliori del nostro anno. E quindi c'è rammarico, c'è dispiacere e dobbiamo cercare di dare una svolta anche alla nostra stagione. La chiosa finale di Cogliati è dedicata alle possibili favorite per un posto nei play-off e sul livello del girone A di Lega Pro in questa stagione. Contro di noi ha giocato molto bene la Reggiana, sono stati veramente difficili da prendere e hanno imposto bene il loro gioco. Un'altra squadra che ho visto bene è stata l'Alessandria, e anche se adesso arriva da un momento non troppo positivo avendo perso col Bassano, e io reputo che nel complesso il campionato del girone A è veramente da considerare una B2, perché ci sono tantissime squadre di livello che possono veramente giocarsi playoff se non il campionato. Ed è davvero tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento su Telepavia.